tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tour nelle Marche di Matteo Salvini, piazze blindate a Fano e Pesaro per l'arrivo del ministro che assicura entro 2 anni la nuova questura, guerra ai cannabis shop e riapertura degli ospedali chiusi. Rivoluzione per i quotidiani nei bar, il presidente della FIEG annuncia un progetto in stile Sky, chi li vuole dovrà pagare un abbonamento. Maltempo in arrivo nel fine settimana, rinviato a Fano l'evento Sapori e Motori. Beach volley e beach tennis, ecco i campioni interprovinciali CSI. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia e benvenuti sul canale 17 di Fano TV. Il vice premier Matteo Salvini, come avete sentito dai nostri titoli, oggi ha fatto tappa nelle piazze di Pesaro e Fano. Durante il comizio il ministro dell'Interno ha assicurato rinforzi per le forze dell'ordine, ha sollecitato un'accelerazione delle indagini sulla strage nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo e poi ha annunciato i prossimi obiettivi: riaprire gli ospedali chiusi e licenziare la sinistra dalla Regione Marche. Il servizio di Lino Balestra. Tardi perché ho un impegno di voto e votiamo. Inizia sotto la pioggia la mattinata pesarese del ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, ma certo abituato ai bagni di folla, due gocce d'acqua non gli fanno certo paura, anzi forse la pioggia ha avuto paura di lui, dato che appena salito sul palco, dopo poco, ha smesso di piovere. Il tabellino di marcia rispettato, alle 10.30 la scorta del convoglio fanno ingresso in Piazza del Popolo e appena messo piede fuori dall'auto parla la stampa e subito l'argomento caldo sicurezza e uomini delle forze di polizia viene affrontato. A quest'ora giornata arriveranno, appena parlato con questore prefetto, lo confermo anche che lavoriamo speditamente per la nuova questura che si aspetta da una marea di tempo e conto che entro 2 anni... I pesaresi abbiano finalmente una questura funzionante. Dal palco poi liquidati in due parole anche un gruppetto di contestatori in erba che gli hanno intonato sotto il naso bella ciao e fatto sapere che odiano la Lega. L'inquilino del Viminale ha detto con tono sarcastico: questione di educazione, di rispetto, si vede che alcune mamme e papà non hanno fatto fino in fondo il loro lavoro. Per fortuna l'anno prossimo torna l'educazione civica come materia di educazione a scuola. Così, se non ci pensano mamma e papà, ci pensa la prof. Poi una volta sul palco ha arringato i presenti che, sfidando la pioggia, hanno voluto esserci con diverse argomentazioni, partendo dai temi nazionali come il caso Siri. Un problema il governo ce l'ha se perde tempo nel ridurre le tasse e nel tagliare la burocrazia. Poi in riferimento al caso della nave della Marina Militare Italiana che ha soccorso 40 migranti al largo della Libia, dice: c'è una nave della Marina Militare che in acque libiche ha raccolto 40 migranti, ma io i porti non ne do. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell'Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i migranti. Terminato poi il rituale dei selfie, che ormai come un mantra scandisce i suoi interventi pubblici, è ripiombato nell'auto blindata. Destinazione Fano. Siamo onorati della visita di Matteo Salvini in città, ci dà ancora più forza per continuare in questo progetto politico molto importante che ha l'obiettivo di liberare Pesaro da oltre 70 anni di gestione del Partito Comunista. Siamo felicissimi di comandata. In una piazza 20 settembre blindata come quella di Pesaro, la scorta arriva fin sotto il palco alle 12.20. Stesso rituale, Salvini esce, saluta e punta dritto ai giornalisti. Si sfila la felpa dell'Italia e, in perfetto stile Salvini, con sotto un Apollo dell'esercito italiano, indossa la felpa azzurra di Fano. Ma qui, prima del palco, avviene uno stretto vis-à-vis con la mamma ed il fratello di Benedetta Vitali, una delle vittime della tragedia di Corinaldo. Il fratello, parlando fitto all'orecchio di Salvini, gli affida una lettera che promette poi, come ha dichiarato pubblicamente poco prima a Pesaro, certezza delle pene e velocità nel processo. Sollecitare un'accelerazione delle indagini perché 10 indagati stamattina si sono alzati a casa loro
bevendo il caffè, mangiando la brioche, mentre questa ragazza, come tanti altri ragazzi, non si alzeranno più nel loro letto. Chi sbaglia paga. Spero che le indagini si chiudano il prima possibile. Ho dato il mio impegno a stimolare, sveltire, ricordare. Poi chiamati sul palco a fargli da cornice lo aspettano i candidati alle amministrative e alle europee e la candidata a sindaco di Fano, Lucia Tarsi, con felpa d'ordinanza. Ed è proprio qui l'Europa, il gancio iniziale del vice premier. L'Europa entra nelle nostre case e decide cose che incidono sulla nostra vita. Allora, alle prossime europee, incalza Salvini, dateci la forza. L'obiettivo è diventare il primo partito d'Europa, così potremo salvaguardare le aziende italiane e il mondo della pesca e i prodotti del Made in Italy. A chi gli ha chiesto sui rincalzi alle forze di polizia ha poi risposto con le 8.000 assunzioni previste. Arriveranno, ha detto, prima li formiamo e poi li destiniamo alle questure di competenza. Poi, pensando alla campagna elettorale locale, annuncia che in questi 17 giorni di giostra elettorale si metteranno le basi anche per conquistare la Regione Marche. Sicuramente da oggi Fano rialza la testa. Lo diciamo in chiaro, siamo stanchi di questo PD, siamo stanchi di questa supremazia, di questa politica che si dimentica della gente. Si dimentica delle necessità, si dimentica dei bisogni, siamo stanchi di una politica che sa fare solo interessi e che non tutela le necessità delle persone semplici. Poi dopo il rituale serpentone del popolo dei selfie si concede un frugale pasto direttamente sul palco a base di sardoncini scottadito e bianchello locale. Poi dopo il pranzo il convoglio lo riporta a Osimo e Montegranaro dove si conclude la sua giornata marchigiana. E adesso invece sentiamo il parere delle persone scese in piazza per ascoltare il comizio del leader della Lega. 8.000 poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, finanzieri. Quasi 1.000 persone questa mattina presenti in piazza 20 settembre a Fano per l'arrivo del ministro dell'interno Matteo Salvini, accolto dalla candidata a sindaco del centrodestra Lucia Tarsi. La presenza del vice premier ha sollevato diverse questioni toccate da vicino da alcuni cittadini presenti al comizio, tra cui l'esasperazione di questa signora che attraverso i nostri microfoni si è lamentata del forte rincaro dovuto alla sua bolletta. Scesa in piazza per contestare e chiedere l'aumento delle pensioni minime. 99 euro di acqua, è una vergogna, sia il sindaco che quello della regione fanno schifo. Oggi è la presenza di Salvini, che cosa gli vuole chiedere? Devo chiedere quello, appunto, ho detto che aumenta le pensioni minime. Salvini si è soffermato sul tema della sicurezza, orgoglioso del piano di assunzioni e ha ribadito di ben 8.000 agenti nei corpi di polizia. Solo aumento dell'organico del commissariato di Fano ha assicurato la formazione di nuovi poliziotti e carabinieri, dando la giusta formazione con corsi di addestramento. Poi non sono mancate delle considerazioni a livello nazionale in merito alla recente manovra di governo che ha messo a bilancio 1,5 miliardi di euro per risarcire tutti i debitori truffati dalle banche. Non aumenteremo l'IVA e le tasse, ha ribadito Salvini, rassicurando i cittadini. Poi un altro importante intervento del governo sarà quello di combattere l'evasione fiscale e aumentare le pene per tutti coloro che maltrattano animali. Per quanto riguarda la sicurezza all'interno dei luoghi pubblici, il governo ha finanziato una legge per l'installazione delle telecamere, garantendo il controllo nelle case di cura e scuole. Inoltre il leader ha promesso ai marchigiani che si prenderà carico della questione della sanità, temi che sono stati apprezzati dai cittadini presenti. Le posso chiedere un parere, se le è piaciuto Salvini oggi? Cosa si è piaciuto tantissimo e è sempre molto conciso e sa esprimere quello che noi vogliamo sentirci dire. Sono rimasta molto impressionata, mi è piaciuto veramente. Che cosa in particolare le ha colpito? Beh, sta parlando alla pancia degli italiani, i problemi sono tanti e lui ha comunque capito quello che gli italiani desiderano. E sono più che soddisfatto di Matteo, sicuramente lo voterò, è un leader molto carismatico che sa riempire le piazze come mai nessun altro finora, quindi forza Matteo, forza Fano. Che cosa rivendica? Rivendico che sono stufa di vedere queste violenze sulle donne, sulle ragazze giovani di 15 anni che vengono violentate. Io queste cose non le tollero più, basta, via questi spacciatori, queste persone che delinquono e basta.
Io questo voglio, candidato, un'Italia pulita. E questo lo chiede al ministro Salvini? Sì, sì. È l'unico che, anche il 5 Stelle, per carità, perché si sono messi insieme, quindi qualcosa faranno. Bisogna solo avere un po' di pazienza e non infamare sempre le persone, come stanno infamando a Salvini. Ragazzi, scusate, un'opinione su questo incontro? Siete imbarazzante. Giovani. Imbarazzante, come mai? Imbarazzante, no, perché non mi commento, non voglio dire, spero che ci siano un po' di giovani che non seguano questa pista, veramente. Invece sui temi... una cosa, Fano non si lega, Fano non si lega. Ti ha colpito in qualche cosa in particolare dei temi che ha affrontato il premier? Non sono d'accordo con praticamente niente, quindi non ho niente da dire. Prima distrugge un'ambulanza e poi minaccia di uccidersi. È successo ieri sera a Campocavallo di Osimo, in provincia di Ancona, dove un uomo di 55 anni, dopo un litigio con il fratello, ha afferrato una chiave inglese e colpito l'ambulanza medicalizzata che voleva trasportarlo in ospedale. L'autista del mezzo, che ha vissuto attimi di tensione e di paura, ha accelerato finendo per impantanarsi in un campo. Intanto il 55enne si è barricato in un negozio di piante minacciando di uccidersi. Dopo due ore di negoziazione si è consegnato ai carabinieri, i militari hanno scortato i sanitari del 118 arrivati con un'altra automedica, i quali a loro volta hanno accompagnato l'uomo a Torrette, dove è stato ricoverato nel reparto di psichiatria. Ancora cronaca, i vigili urbani di Fano oggi sono intervenuti per effettuare i rilievi di legge in due tamponamenti distinti. Il primo è avvenuto poco dopo le 14 lungo la strada comunale del campo di aviazione all'altezza dell'aeroporto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre veicoli che viaggiavano in direzione Monte e una persona che è rimasta lievemente ferita è stata trasportata al pronto soccorso del Santa Croce. Il secondo tamponamento invece è accaduto alle ore 16 in viale Romagna, a Gimarra di Fano, in prossimità del semaforo, vedete qua la foto. Anche qui sono tre veicoli coinvolti, una Golf che ha tamponato una Toyota e una Volkswagen Up. Quest'ultima era condotta da un uomo di 50 anni che è stato trasportato dalla 118 all'ospedale di Fano, ma le sue condizioni non sono gravi. Cambiamo argomento, una stretta sui quotidiani a disposizione dei clienti del bar. Ad annunciarla è stato Andrea Monti, presidente della FIEG, la Federazione Italiana Editori Giornali. Chi vuole, ha detto Monti, dovrà pagare un abbonamento, altrimenti gli editori potranno scegliere di non rifornire più i bar. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio di Francesco Salvago. Chi vuole dovrà pagare un abbonamento, altrimenti gli editori che desiderano che non si legga più gratis potranno non rifornire più i bar. E questa è la premessa del presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Monti, che a fronte della firma di protocollo svolta a Bologna tra la Federazione e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha disposto una misura restrittiva sui quotidiani messi a disposizione dei clienti dei bar, con lo scopo di sostenere, valorizzare e rilanciare il ruolo delle edicole. Iniziativa che prenderà forma nelle prossime settimane, risolvendo, secondo il presidente, una parte dei problemi delle edicole, molto spesse vicino alle strutture commerciali che garantiscono ai clienti la lettura gratuita dei quotidiani, non incentivando l'acquisto del giornale. Il documento è volto anche a sensibilizzare le amministrazioni comunali e promuovere iniziative che ripensino funzione e ruolo delle edicole. L'accordo prevede una riduzione sul canone di occupazione di suolo pubblico del 50% per le edicole del centro storico e del 75% per quelle fuori dalle mura, a sostegno di progetti per interventi di riqualificazione e ristrutturazione dei manufatti e dei punti vendita della stampa. In cambio, i rivenditori diventeranno presidi dello spazio urbano, lavorando da punti di informazione turistica e da servizio di pagamento di multe e tributi. Qui l'editore a noi non ci ha mai fornito di nessun giornale, io i giornali li compro, per cui... È vero è che il cliente deve essere educato al fatto che non può entrare in un bar e stare due ore a leggere un giornale. Il giornale deve essere sfogliato, poi se c'è qualcosa che ti interessa te lo vai a comprare. Però arrivare a pensare che l'editore possa vendere un giornale di meno perché la gente lo legge al bar, credo sia un po' stupido e semplicistico, secondo me. Perché il lettore del giornale se lo compra. Chi lo sfoglia comunque lo sfoglierebbe a prescindere.
non sono d'accordo su questa cosa e tantomeno credo i clienti. Se poi faranno una cosa del genere vorrà dire che il cliente non leggerà più il giornale al bar e manco lo comprerà. L'intesa, non ancora esistente in Europa, aiuterà secondo la FIEG ad avvicinare l'informazione ai cittadini e a preservare la libertà di stampa e l'imparzialità delle edicole come luoghi fondamentali di diffusione di notizie, opinioni e idee. Dopo i lavori di riqualificazione, sabato mattina alle ore 10 il Pincio di Fano verrà riaperto al pubblico. L'intervento ha interessato, lo ricordiamo, i Giardini Roma, il Bastione del Nuti, Porta Maggiore e le vie adiacenti. Sabato sera invece alle ore 21:30 è prevista l'accensione dell'illuminazione scenografica del nuovo Pincio e dei relativi monumenti storici. Ed ora un'altra comunicazione di servizio. A causa delle previsioni meteo avverse, l'evento Sapori e Motori in programma questo fine settimana a Fano è stato rimandato a data da destinarsi. Lo scorso fine settimana invece si sono conclusi i campionati di beach tennis e beach volley organizzati dal Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano. Allora scopriamo chi sono i vincitori nel servizio di Matteo Del Vecchio. Gioco, partita, incontro. Si sono chiusi domenica al Beach Stadium di Marotta e allo Smash Paddle and Beach di Pesaro i campionati interprovinciali di beach volley e beach tennis organizzati dal CSI di Pesaro Urbino in collaborazione con il Comitato di Ancona. Circa 200 giocatori impegnati da gennaio a maggio per un totale di 24 squadre che si sono date battaglia in 8 centri sportivi da Pesaro a Moglie. A Marotta, a laurearsi campioni nel beach volley sono stati i padroni di casa del Beach Stadium One, che dopo una partenza senza infamia né lode sono stati autori di una seconda parte di stagione praticamente perfetta, culminata con la finalissima in cui sono stati capaci di conquistare 11 punti sui 12 disponibili prima del doppio 2-0 in semifinale e finale che li ha fatti salire sul gradino più alto del podio. A cedere il passo in finale sono stati gli altrettanto bravi ragazzi del Bola Club 1 di Moglie, autori di un percorso inverso rispetto ai marottesi, fatto di una prima parte impeccabile e una seconda leggermente in calo. Terza piazza per l'altra formazione di casa, il Beach Stadium Attenti al Cane, che nella finalina ha avuto la meglio sui fanesi della Beach House 2. La formazione regina del beach tennis è invece quella dei Munto Best di Iesi, che a Pesaro, dove domenica si sono ritrovate le migliori 8 formazioni qualificate per il tabellone Gold, ha superato prima 2 formazioni locali e poi la fanese dei Beach Tabù nella finalissima. La squadra della nuova Beach House, dopo aver superato ai quarti il Bat Team di Iesi e in semifinale gli Scomvol di Pesaro, ha alzato bandiera bianca all'ultimo atto contro Capitan Lucconi e compagni, vittoriosi per 2-1 a coronamento di un campionato eccellente. Nel derby pesarese per il bronzo, vittoria di Drink Team su Scomvold, mentre a vincere il tabellone silver l'altra formazione fanese, Chip & Chop, che si è imposta alla nuova Beach House sulla squadra del Lucrezia Beach, Rintin Team. Buone nuove, il tema scelto per la 16ª edizione del Paese dei Balocchi, l'evento in programma quest'anno dal 16 al 19 agosto nella consueta cornice di Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. L'edizione 2019 sarà infatti una sorta di contenitore dove il concetto di buone notizie sarà raccontato e declinato attraverso la testimonianza di chi effettivamente di cose belle e positive nella vita ne ha fatte per se stesso e per gli altri, ma di cui purtroppo se ne sente parlare troppo poco. Le iniziative collaterali prenderanno il via mercoledì 15 maggio alla Mediateca Montanari, dove alle ore 17 arriverà Elisabetta Soglio, caporedattore dell'inserto Buone Notizie del Corriere della Sera e protagonista dell'incontro Le Buone Notizie perché è importante raccontarle. A parlare con la giornalista milanese saranno Franco Elisei, presidente dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche, e Lella Mazzoli, direttore dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Urbino. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Fra poco trasmetteremo un approfondimento sulla lista In Comune con Samuele Mascarini e Simone Uguccioni che sostengono la candidatura di Massimo Seri appunto a Fano. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Vi ricordo il numero 338-4968-250 nel quale potete inviarci tutte le vostre segnalazioni per noi sempre molto importanti. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.